Buonasera, saluti, bentrovati dalla Ah, Terrazza io delle pensavo. Agavi in occasione della presentazione del volume di Romolo Ercolino dedicato alle sentinelle di pietra. Abbiamo il piacere e l'onore di incontrare la preside, dottoressa Astarita. Ci piace il suo intervento, seguiremo quello che ci dirà, ma ne approfittiamo intanto per chiedergli perché sempre più insistentemente per noi che ci interessiamo del lato cultura con Positano News, seguiamo la Convenzione Astarita al Vaticano, Convenzione Astarita al Museo Archeologico di Napoli, e noi davanti a queste statue che abbiamo presentato ad una a una, che sono finite lì in quel museo e in altri musei, ci profumiamo di essere della penisola sorrentina e quindi le decantiamo con grande piacimento. Sappiamo che voi avete fatto degli studi, degli approfondimenti, il piacere di vederle insieme, queste statue, perché di sicuro le conoscete, mentre il museo archeologico, tra virgolette, le ha sistemate un tempo in una vetrina, adesso le ha spostate, non so se avete seguito le vicissitudini, adesso sono un po' tutte sparpagliate e poi quasi come se ne lavasse le mani perché non è in grado di presentarle come fonti, di dire questa proviene da questo posto, questa proviene da quest'altro e quindi abbiamo insistito presso il direttore Giulierini nel dire che noi sorrentini vogliamo una giusta collocazione, non solo per le statue della collezione Astarit, ma anche per i ritrovamenti che si sono fatti, perché voi prima come preside e poi come insegnante, ai vostri ragazzi che vogliono conoscere la preistoria, dove li mandiamo? È così talmente dispersive le due nostre sovrintendenze. È vero, voi vi trovate in questa problematica, Sicuramente è dottoressa? una problematica importante questa, che incrocia un grande tema che è quello della valorizzazione del patrimonio e di lasciti dei privati alle grandi istituzioni pubbliche. Citava correttamente il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, i lasciti di Mario Astarita sono stati importantissimi ai Musei Vaticani, ricordo lì un lascito Il lavoro che veramente lui stesso ha fatto nel assolutamente una museo, vita perché dedicata a questo e in quel caso però devo dire che i Musei Vaticani hanno valorizzato con una sala dedicata a Mario, ai genitori, il lascito, quindi è esposto al Museo Gregoriano Etrusco e è fruibile. Quindi a differenza dello Stato Vaticano, lo Stato italiano devo dire, non ha fatto altrettanto. Ricordo innanzitutto il destino della collezione di Giacinto Gigante, Scuola di Posillipo, che è donato a Capodimonte nel 70, è stato un lascito valorizzato all'inizio con una sala dedicata proprio all'interno del Museo di Capodimonte, ma poi È stata è stata smantellata. smantellata e finita quindi nei depositi del museo per tantissimo tempo e riemersa negli anni recenti, ma ha trovato una collocazione molto diversa perché è finita al gabinetto di segni e stampe del Museo di Capodimonte, dove chiaramente la fruizione del lascito è molto diversa. Sarebbe auspicabile, penso, almeno nella sala dedicata all'Ottocento, una testimonianza di questa grande collezione, che sicuramente è una collezione imponente, più di 300 opere di Scuola di È arrivato Posillipo. ultimamente il Salotto Menotti, ci aspettavamo un allargamento, sicuramente lo avete visto e visitato in questo Ottocento con l'inserimento, mentre invece questa scuola di Posillipo, che non è una attrazione e moda, vedo che guardano con grande interesse l'impressionista francese, mentre invece i nostri impressionisti sono anche il Museo Correale, la sala dedicata a Giacinto Gigante con ben 55 opere. In questo momento risulta risistemata in un altro modo, perché doveva ospitare la mostra. Sì, è molto importante seguire queste vicende e curare la Intanto degli valorizzazione del Astarita al Museo patrimonio. Correale abbiamo qualche lettera, qualche documento. Sì, nella biblioteca sono conservati importanti documenti, quelli relativi soprattutto al ruolo che ebbe Ma prima poche opere Tommaso. d'arte, Sì, tranne non opere, i lasciti sono stati appunto. organizzati diversamente. Sì,
organizzati diversamente col coinvolgimento della sovrintendenza. Ricordo che l'ascito al Museo Archeologico Nazionale ha visto in prima linea Fausto Zevi per la scelta dei marmi romani della collezione di Mario a Capri, a Napoli. Quindi Zevi è anche colui il quale, fiancheggiando le scelte di un collezionista, perché qua parliamo sicuramente e decisamente di un mecenate collezionista, la famiglia Starita. Citiamo Mario perché Mario è anche colui il quale è entrato nella sovrintendenza, è stato attivo e operante nello Stato Vaticano, anche se, è una figura importante perché non ha lasciato nulla a Sorrento, qualcheduno potrebbe pensare, mentre invece il circuito di amici e la lettura delle lettere, degli scambi culturali, delle ipotesi, della valutazione sui vasi, sulle cose, era un circolo internazionale che poi gli ha dato delle indicazioni. Il professore citato dalla dottoressa è uno di quelli che lo ha indicato a dire: questa collezione la devi mettere qua, e forse non è sbagliato. Assolutamente. Che nel Museo Etrusco del Vaticano è una posizione eccezionale, lo santifica tra virgolette, sia sotto l'aspetto lavorativo, il suo lavoro da archeologo, anche se non era nato come archeologo. No, infatti lo è diventato come grande cultore del mondo classico, e è stato ricordato appunto come un uomo che aveva probabilmente lo spirito ancora nel tardo Ottocento, proprio per il tipo di collezionismo che ha espresso, che ha impegnato praticamente tutta la sua vita. E quindi sono lasciti importanti che andrebbero curati e valorizzati. Anche io ho avuto modo di parlare personalmente con il direttore Giugherini, che si è impegnato in realtà a realizzare la sala Starita. Ci siamo visti in realtà prima della vicenda dell'emergenza epidemiologica, che naturalmente ha rappresentato un problema per tutti, anche per una grande istituzione sì, come il Museo Archeologico, però sono certa che il direttore darà seguito all'impegno che ha assunto, e la collezione è pronta per ritrovare una giusta collocazione nel Museo Archeologico, per documentare una pagina importante di storia locale attraverso appunto questi importanti. Dopo anni di aspettative, diciamo tra virgolette, siamo riusciti a sistemare, a vedere sistemate due sale dedicate a Paola Zancani Montoni per i ritrovamenti della penisola. Siamo riusciti a vedere una sala dedicata alla preistoria, e recentissimamente abbiamo pubblicato sempre su Positano News l'estratto del Radmili che parla della grotta La Porta. Voi che vivete qua con i vostri ragazzi, quella grotta che è stata un po' mangiata dalla strada, un po' mangiata dalla cosa, ma comunque sì, noi come istituzione scolastica siamo impegnate a rendere vivo il curriculum disciplinare, e quindi sostanzialmente a incrociare la storia locale con la storia dei libri, per intenderci. Certo. Quindi c'è una forte proiezione all'esterno, e c'è la volontà, grazie al lavoro molto attento dei docenti, di rendere significativi gli apprendimenti dei nostri alunni. Gli apprendimenti diventano significativi quando si agganciano un'esperienza ad una storia locale. Noi studiamo, ci sono tante pagine, esatto. Allora, ad esempio, siete una fautrice dell'apprendere giocando. Learning by doing, l'apprendimento attraverso il fare, che è anche un'esperienza come quella dell'uscita didattica. Allora, se vogliamo studiare la storia romana, la studiamo sui libri, ma poi, avendo la villa romana di Positano, naturalmente non possiamo non far toccare ai ragazzi con mano quello che hanno studiato sui libri. E così per tutta la storia, di cui è grande stratificazione e testimonianza all'interno. Il vostro lavoro è importante, perché quando siamo venuti qua alla ricerca di questa grotta La Porta, chiedendo informazioni ai cittadini, siamo andati a prendere per mano l'avvocato Renato De Angelis, che in questo momento, purtroppo in questi ultimi tempi, non esce più da dentro. Avvocato, dove avete portato Radmili e Tonciocchi? Lui ci ha portato lì, questo è il posto, quella è la grotta, salite per quelle scale e andate alla grotta, è interessantissima, e i risultati sono stati pubblicati poi in questa rivista a Pisa, e quindi ecco perché sfugge al controllo. Sì, c'è un grosso lavoro da fare in questo senso, sicuramente, di messa a sistema di tutte le informazioni, tutto il sapere che si è costruito intorno al territorio, che va rimesso al centro, ripeto, del curriculum scolastico e della formazione stabile dei nostri alunni.
perché appunto così noi restituiamo realmente le radici identitarie e così la storia e lo studio anche perché Positano città archeologica si è fregiata e quindi va avanti questo discorso e i ragazzi si troveranno qualsiasi mestiere faranno, qualsiasi lavoro o laurea, si troveranno ad avere a che fare con un turista o a essere chiesti delle informazioni o delle cose. Sicuramente. Aspettiamo con la vostra relazione, ci permetteremo di ricavarne un piccolo video e vi facciamo i nostri complimenti per questo vostro lavoro. Grazie, grazie naturalmente, grazie a Positano News sempre per una presenza, la presenza attenta che dimostra in circostanze importanti e belle come queste. Grazie.